la sedia di ferro con elementi neri. E poi la pianta, allora ho messo, ho strutturato in questo modo, nero, 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 allora l'ho collegato tutto, questo è collegato. Finalmente è iniziata questa personale con Sandro Totti e anche, diciamo, è stato inaugurato la tua esposizione permanente al Porto di Maiori già da un po' di giorni. E com'è andato questo inizio di questa kermesse tanto voluta e tanto, diciamo, desiderata da te? Io innanzitutto sono felicissimo che Sandro Totti abbia accettato di venire qui a Maiori per la personale a lui dedicata. Questa per me è la cosa più importante in questo momento. E, diciamo, si sa che l'arte, come spesso ha detto anche lui, è una cosa che in realtà secondo me non è tanto d'élite, ma viene considerata d'élite. Quindi a volte si è in pochi, ma è meglio pochi ma buoni, cioè persone che vogliono aprirsi a questo discorso sull'arte, perché poi l'arte apre le menti, aiuta meglio a vivere tutti quanti ogni giorno. Io di questa prima serata sono contentissimo. Ricordo che la mostra è aperta presso il porto turistico di Maiori e lì è possibile vedere delle opere di questo artista, perché un artista ovviamente quando parla può essere simpatico, ma soprattutto parla con la sua pittura. Questi incontri però sono utilissimi perché ci si può confrontare con il maestro, fare delle domande, capirne meglio la vita e in questo modo comprenderne anche meglio la pittura. Cerchi comunque anno per anno di provare ad incrementare questa cultura della pittura qui a Maiori, con enormi difficoltà legate a problemi vari. Sì, diciamo che organizzare una mostra è una cosa difficile. Io ho l'aiuto di tanti amici, tu sei uno di questi amici, ne ho tanti altri che mi danno una mano. Però è necessario che ci sia anche un importante, un sostanziale appoggio delle istituzioni per fare queste cose. Deve essere una scelta. L'arte penso che sia una scelta giusta per una collettività, per un paese, perché quando in un luogo si fa arte, basta guardare la storia, no? Tutte le civiltà che sono arrivate fino ad oggi, che conosciamo, a partire da quelle degli egiziani, fino ad arrivare ai romani, poi fino a noi, le grandi civiltà ci hanno lasciato le loro testimonianze più importanti attraverso l'arte. Fare arte contemporanea non posso, cioè cercare di portare a Maiori grandi artisti contemporanei significa anche dare uno sviluppo a questo luogo, anche turistico, perché si sa che si vive di turismo, e io spero che un giorno Maiori possa essere ricordata per quello che è, per essere Maiori, soprattutto città d'arte, non tanto quella cittadina vicino ad Amalfi, vicino Positano o vicino Ravello. Io penso che se c'è qualche talento a Maiori, e spero che ci sia, possa trovare grandi stimoli dal osservare le opere di grandi maestri esposte qui e anche soprattutto dal poter avere un incontro diretto
fatto. Io quello che chiedo a questi grandi artisti, e potete credermi, ci lavoro tutto l'anno, è non solo di fare un'esposizione a Maiori, per dire a Maiori si fa l'esposizione di Sandro Trotti, ma anche portarlo qui in modo che ci si possa essere un contatto, un confronto, fare delle domande. Ecco, questa è la cosa che più mi piace fare, più mi interessa, e penso che sia positiva per tutti. Per me presentarvi questa sera il maestro Sandro Trotti, che subito gli vado a chiedere: come mai una sua personale proprio qui a Maiori, lei che è abituata a degli scenari molto più particolari, scenari molto più importanti come Milano, e se andiamo un po' fuori dall'Italia addirittura parliamo della Cina, come mai qui a Maiori? Dunque, Maiori, devo dire, è una cosa molto imbarazzante. Primo, l'ho conosciuta tardi. Secondo, per tutti i paesaggi che io ho dipinto, qui sarei un pittore impotente, perché è di una bellezza tale che credo che ci sarebbe poco da fare lo spiritoso. Il pittore in genere nei paesaggi domina la scena, squaderna il paesaggio, ma qui è talmente, le cose sono messe in un rapporto armonico di anfratti, di tonalità, le cupole come sono dipinte con le maioliche, questo celeste del mare, è un, insomma, ti mette in difficoltà. Io qui veramente per poter dipingere un paesaggio così dovrei calarmi in questa dimensione e stare qui molto tempo, e perché non si può, se no uno lo vede come se fosse una cosa, una cartolina. Questa non è una cartolina, questa è una realtà straordinaria. Guarda, Oscar Wilde diceva, è così bello il paesaggio, che diceva che la natura imita la pittura. Perché questo? Perché quando è bella così uno dice: accidenti, pare un quadro. Questo è più di un quadro. È stata selezionata una modella maiorese, ci sarà una performance, un live con una modella maiorese, magari quello potrebbe essere già un inizio di... Sì, perché probabilmente, sai, il nudo femminile è un rapporto armonico di linee curve e linee rette, che sono messe in un rapporto straordinario di tensione espressiva, e forse la chiave di volta per entrare nel paesaggio di Maiori. Ecco, possiamo un attimo ricordare il primo incontro con Angelo, se c'è qualcosa di ironico, perché prima sentivo in conferenza e mi sono tanto divertito. L'Angelo, che lui... Ho visto che era intelligente, sensibile, però l'ho aggredito dicendo che lui di pittura non capiva niente. Ma non solo lui, pochissimi capiscono di pittura. E lui mi ha detto: ma perché io non posso capire di pittura? Perché il giorno che capisci di pittura finirai per comprare i quadri per te, invece dovresti solo comprarli per venderli. E quando capirai, dico, sei fregato. Un buon venditore, Angelo, che lo salutiamo. Grazie maestro per questa intervista, alla prossima, arrivederci. Grazie. Perché nella libertà, che 2 più 2 fa 4, nella libertà 2 più 2 fa 20, però devi creare questi due poli opposti, devi mettere in armonia, perché se non rinfilano le cose, allora se questa linea fa un'altra parte, uno non se ne accorge. Però se l'occhio lo metto qui te ne accorgi. Perché? Perché l'occhio va qui. Quest'altro è importante come l'occhio, deve chiudere, questo deve chiudere.